Benvenuti ad un nuovo appuntamento della rubrica La Parola A. Oggi siamo in studio con Riccardo Baldissera, Portfolio Manager di KISS Millennials. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Oggi parliamo di Millennials, i nati tra il 1980 e il 2000, una generazione con interessi, bisogni e consumi profondamente diversa dalla precedente. Per questo le società di gestione del risparmio si sono orientate nella costituzione di prodotti che investono nei settori di loro interesse. Perché Kairos ha deciso di approcciare questi temi? In Kairos ci piace definirci laboratorio di idee perché siamo costantemente alla ricerca di nuovi trend per identificare nuove idee di investimento. I millennials sono uno di questi. Si tratta della generazione più numerosa sulla Terra, con un potere di spesa che sta esplodendo e quindi saranno i consumatori del prossimo decennio. Il tema dei millennials in realtà è entrato nei nostri radar già ormai da diverso tempo, ma riteniamo che oggi sia il momento storico giusto per investirci perché è il momento in cui la loro importanza sta raggiungendo l'apice. Già nel 2008 in realtà i CEO delle aziende americane menzionavano i millennials nei commenti dei loro trimestrali e l'hanno fatto 14 volte nel 2008. Nel 2018 questo dato è esploso a un numero superiore a 700, quindi questo è un semplice dato ma che dà idea dell'importanza al giorno d'oggi dei millennials, delle preferenze dei millennials nelle strategie aziendali delle società più grandi americane. Kairos ritiene che investire in società che incontrano meglio i consumi e le preferenze dei millennials comporti un vantaggio competitivo nel medio-lungo termine. KISS Millennials è un comparto tematico che ha un forte vantaggio competitivo, ovvero la bassa correlazione dei titoli in cui investe. Come definite il portafoglio? Dunque, noi abbiamo studiato profondamente i millennials e le loro caratteristiche, anche a confronto dei predecessori, e abbiamo trovato 15 industrie che saranno impattate fortemente da qui nei prossimi anni. Tra questi ci sono quelle più intuitive come social media, la tecnologia, mobile payments, la mobilità. A fianco a questi ci sono anche quelli un pochino più storici, tradizionali, come l'abbigliamento, la ristorazione, anche l'immobiliare, che sembra per assurdo un pochino controintuitivo. Questo, come dicevi tu prima, è esattamente il vantaggio del fondo, perché investendo in una platea così ampia di settori, industrie e aziende, fornisce una diversificazione del portafoglio molto molto elevata con tutti i vantaggi che comporta. Una cosa importante è che l'insieme delle 15 industrie non è chiuso, ma è sempre aperto in costante evoluzione. Stiamo monitorando da vicino, per esempio, in questi giorni il peer-to-peer lending, che è un altro settore fortemente impattato dai millennials, che magari nei prossimi mesi verrà aggiunto al portafoglio. Come funziona quindi il processo di selezione e di investimento delle aziende sulle quali puntare? Dunque, l'obiettivo del comparto è di performare meglio del mercato azionario americano, quindi il nostro paniere di riferimento è l'insieme delle aziende americane di media e grande dimensione. Ogni singola azienda viene analizzata per verificare se è vincente in un mondo millennials, quindi che ha un prodotto o servizio tipicamente millennials, o all'interno di un certo settore è vincente perché incontra meglio le esigenze dei millennials o magari si è mossa in anticipo, quindi i cosiddetti first mover. Queste aziende millennials vengono poi analizzate dal punto di vista fondamentale, grazie al know-how pluriennale di Kairos, per definire solo l'insieme delle aziende che sono economicamente sostenibili, quindi hanno dei buoni fondamentali economici. E in questo tipo di analisi è fondamentale tenere in considerazione anche la sostenibilità delle aziende, perché nel medio-lungo termine riteniamo sia un driver fondamentale. Una volta selezionate le aziende, poi il portafoglio viene costruito utilizzando due strategie quantitative che mirano a ottimizzare il portafoglio, massimizzandone il rendimento e riducendone la rischiosità. Il comparto è partito a novembre e ha selezionato ad oggi 75 aziende. Bene, grazie. Grazie. E arrivederci.